53° congresso nazionale dell'AIS. Siamo in compagnia del presidente dell'AIS Veneto, Marco Degheri, e dell'assessore al turismo, Caner, di nome? Federico Caner. Ci siamo già visti ai tempi del BIT l'ultima volta, sì. E si parlava di ospitalità, di turismo. Esordiamo, presidente, lasciami esordire con l'assessore, perché oggi parlavamo proprio a un tavolo di lavoro in cui parlavamo del ruolo che in qualche modo può svolgere il vino, i paesaggi del vino nel turismo del Veneto. Assolutamente sì, io devo ringraziare l'AIS, il presidente, per la redazione di questa bellissima guida, che è una guida che non racconta e non parla soltanto di vino, ma parla di territorio, di enogastronomia e di tutte le bellezze che abbiamo nel nostro territorio. Quindi una guida completa che ha come filo conduttore sicuramente il vino, ma che arriva appunto a raccontare tutto il territorio. Territorio dove i sommelier possono essere i nostri ambasciatori, anche perché sono persone istruite, preparate, che non conoscono soltanto il vino, ma che possono essere anche appunto degli ambasciatori territoriali che raccontano la bellezza, la cultura, tutto ciò che nel nostro territorio c'è. E quindi facendo la cosiddetta storytelling, no? Raccontando una narrazione del territorio, invogliano anche il turista a rimanere a bocca aperta non soltanto per il gusto dei prodotti e dei vini che assaggiano, ma anche per le notizie che gli vengono date sul territorio. Questo è l'aspetto più importante che loro stanno portando avanti, una sfida che loro hanno lanciato e che noi abbiamo raccolto, che ha proprio questo scopo. Presidente, l'assessore vi ha definito ambasciatori sul territorio, è una definizione che ti piace? Sì, ci piace, è impegnativa e devo anche dire la verità che non è sempre facile essere all'altezza di lavoro e quindi occorre lavorare solo per mantenere l'attesa. In un territorio importante come quello che stiamo tutti i giorni, grazie alla ricchezza di quello che questo territorio ci propone, abbiamo la possibilità di esprimerci veramente in tanti tanti modi. Quindi il vino è in qualche modo la chiave di lettura attraverso la quale entrare in tanti tantissimi ambiti attraverso i quali diventa di esprimersi. Una guida in qualche modo diventa uno di tanti strumenti attraverso i quali riuscire a raccontare il bello, il buono e anche il giusto, ovviamente ogni tanto giusto anche riguardare gli aspetti solidari che sono legati al mondo vino. Certo, parlavi appunto della guida, che era un altro tassello del vostro progetto di AIS Veneto, che in questi anni, durante la tua presidenza, avete sempre incrementato. Diciamo insomma che dal punto di vista editoriale un libro è quasi un figlio in qualche modo. Qui devo dire la verità, è un figlio che ha tanti padri, c'è un lavoro corale enorme attraverso il quale siamo riusciti a trasferire su carta tutto quello che almeno un'ottantina di persone fanno durante l'anno. C'è un lavoro enorme legato al testing e all'attività di valutazione dei vini che qui abbiamo cercato di trasferire in modo totalmente diverso. Quindi l'idea è che il prodotto cartaceo potesse diventare un elemento integrato alla guida digitale e potesse trasferire quel tipo di emozioni che la guida digitale troppo forza magari fatica riesce a fare. Quindi l'idea di un racconto che è soprattutto fotografico, la bellezza di poter sfogliare le pagine, il piacere di poter sfogliare le pagine come sta facendo in questo momento l'assessore, l'idea del dato, della bellezza della carta e la bellezza del racconto, quindi non solo belle fotografie di un grande artista nazionale e internazionale che ha collaborato con noi, che è Giorgio Torana, ma poi il piacere di poter venire in questo lavoro anche il contributo di scrittori, di giornalisti che ci hanno dato una mano enorme per ridare anche finalmente il piacere della lettura. Quindi una corsa nei tanti angoli del territorio veneto cercando di raccontare almeno una piccola parte, poca cosa rispetto a quello che veniva ancora che c'era ancora raccontare, però diciamo un tentativo attraverso il racconto della vigna per trasmettere tante sfaccettature. Ma allora io presidente farei una provocazione all'assessore visto che è certo. Un livello qui. Cos'altro chiederesti ancora ai sommelier di AIS di fare per questo territorio? Ma io direi una cosa molto banale ma secondo me importante, che sono fare convegni sul territorio, convegni aperti alla popolazione, alla gente, non solo per gli addetti ai lavori, cioè per i sommelier, loro fanno già un grande lavoro di educazione, ci sono persone che si iscrivono ai corsi per imparare a degustare anche, ma proprio dei corsi aperti alla popolazione per imparare ad avere rispetto del proprio territorio, per aumentare la cultura della provenienza sul proprio territorio.
territorio, per insegnare loro tante cose che noi diamo per scontate e invece non ci sono, perché molti dei nostri cittadini non conoscono il proprio territorio, il proprio paese dove sono nati, che anche se sono nella Valpolicella o nelle terre del Prosecco piuttosto che nei Colli Euganei, e alcuni non conoscono, soprattutto i giovani, non conoscono magari i loro prodotti. Quindi loro che possono essere degli ambasciatori adeguatamente formati, non soltanto dal punto di vista del racconto del vino, ma appunto possono formarsi nel racconto del territorio, possono essere delle vere guide turistiche integrate, chiamiamole così. E quindi a me piacerebbe magari sviluppare un progetto di questo tipo qua, perché sono convinto che il turismo arriva soltanto se trova un humus, trova un terreno fertile, trova delle persone, dei cittadini consapevoli di quello che è. Presidente, non ti chiedo una risposta su questo perché penso che da parte di sia la massima disponibilità. Se l'assessore lancia questa provocazione non posso perdere qui, che mi devo mettere a riga subito. No, ma tutte a parte, anzi lo ringrazio, non è una provocazione, è una giusta sottolineatura. In effetti voglio dire, il mondo della sommelleria ha anche grande bisogno di essere comprensibile, di essere in grado di, nel modo più semplice possibile, di trasferire la bellezza di quello che abbiamo tra le mani. Il vino, da questo punto di vista, lo sappiamo, ma non raccontiamo mai abbastanza, è un grande strumento per crescere la sensibilità personale. Conoscere il vino ci aiuta a guardare quello che abbiamo attorno con occhi diversi. Quelle colline, quei paesaggi che abbiamo attorno assumono una connotazione molto diversa se abbiamo imparato a tenere un bicchiere in mano. Quindi credo che la grande tradizione analogica che ha questo territorio e la grande tradizione anche gastronomica che possediamo sia giusto quindi insistere in questo territorio. Quindi io direi che tu puoi darci appuntamento e dare appuntamento ai nostri spettatori nella presentazione di questo progetto che vedrà ancora insieme la Regione Veneto e l'Associazione Italiana Sommelier. Intanto godiamoci questo grande risultato di cui non posso che ringraziare, come abbiamo detto prima, ma ci tengo a sottolinearlo e non perché ci arrivi, credete, non è mai facile presentare un'opera editoriale, un progetto editoriale anche molto innovativo come questo e trovare non solo la sensibilità da parte dell'ente, di un'istituzione qui rappresentata dall'assessore, ma anche addirittura l'entusiasmo. Io ho percepito un entusiasmo vero di fronte a progetti di questo genere e confesso che mi ha messo un entusiasmo che mi ha messo quasi in difficoltà e ci ha costretto, come dire, a fare un lavoro di grande responsabilità, perché non potevamo sbagliare. Quindi grazie.